partita giocata, ecco, l'importante è che sia un bel derby da parte di tutte e due le squadre. Quattro giorni per prepararlo, cosa ha raccontato questa settimana corta? Ma ha raccontato niente, abbiamo lavorato, abbiamo dimenticato già Livorno, partita tra l'altro che dove strameggiavamo di vincerla, concentrata per la partita, perché noi abbiamo questi, diciamo, 12-13 giorni, una partita dietro l'altra, cercando di recuperare tutti gli infortunati, come ci è avvenuto, abbiamo un qualche problemino con lo Schiavone e poi vedremo. Dal punto di vista tattico sarà un Modena come al solito col 4-4-2 con qualche idea diversa considerando l'atteggiamento del campo? Ah no, noi giocheremo con la nostra, vediamo domani cosa sarà. Io credo che al di là dei moduli, io credo sempre che chi va in campo è quello che è cattivo, con la cattiveria giusta, cattiveria agonistica, intendo dire. È il giorno in cui cercare anche un bel regalo per tutti. È un giorno per, sarà un regalo per tutti, no? La partita va giocata, ecco, non sono uno che chiacchiera molto su queste cose. Io credo che noi abbiamo dei grandissimi tifosi e cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto. Hai vissuto quelli di Milano, di Torino, di Genova, è una partita, una settimana diversa questa? Beh, no, i derby, come sai, Milano, Torino, sono sempre derby, sono partite sentite dove l'allenatore deve fare meno pressione, deve cercare di dare serenità, quello che io ho dato, ovvio che serenità non troppa, insomma. A Carpi l'hai visto giocare, che squadra hai visto? Carpi è primo in classifica, è una squadra che sta facendo benissimo, una squadra che ha dei giocatori che giocano da tanti anni insieme, c'è una società e un allenatore molto bravi, sono primi in classifica, se lo meritano poi. Nell'aprile del 2013, la vigilia del derby che lei vinse Modena a Sassuolo, disse: vince chi ha più fame. A questo punto chi è che ha più fame secondo lei? Beh, speriamo che di averla noi, no? Ma io credo che loro la stanno preparando, ma al di là di questo io credo che quello che ha più rabbia vince, sicuramente. Però speriamo che vinca lo sport. Beh, come ho detto prima, deve essere un bel derby, deve essere un derby dai tifosi, che poi sono tutti tifosi che vogliono bene, siamo in Emilia, insomma. Vinca lo sport e vinca il migliore. Tu e Castori siete i decani della B, ma a quanto pare avete ancora qualcosa da insegnare. Molto, molto, ma molto, 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 molto. Mister, si affrontano la migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Ecco, questa è una cosa bella, vedere...